Gente che hanno ucciso, lo conoscevi? Era un buon amico. Mi dispiace molto. Potrei dire che è un rischio del mestiere, ma non aiuta. No, per niente. Ma è molto questa vita. Sono Karen Bowman, operatrice umanitaria da circa 5 anni. È dura, ma è una copertura che mi lascia libertà. Almeno hai un elicottero. Come sei arrivato qui? Un bel volo in business da Manaus. Sono riposato e in forma, ok? Ho fatto l'autostop da Barranco, Perù. E invece tu? Sono salito su un autobus a Jujuy, Argentina, e ho bevuto fino a Villazón. Nessuno cerca guai con gli ubriachi. Che spiega perché puzzi tanto. Ho sentito delle storie su di voi. Era una novellina a Mosca durante il golpe. Eravate coinvolti anche voi? Ma sarà stato qualcun altro. Mai state lì. Non si incontra spesso una leggenda vivente. Dillo a mio figlio. Mi ascolterebbe quando gli dico di riordinare. È difficile essere qualcuno che non esiste. Dimmelo tu, Karen Bowman, operatrice umanitaria. Avrete sicuramente visto di cosa sono capaci gli uomini quando non ci sono conseguenze. Ma ve lo dico subito, per quanto possiate razionalizzare o desensibilizzarvi, nulla può prepararvi a il sogno. La sua religiosità si avvicina pericolosamente alla magia. Ha fatto voto di povertà e castità. Non lo fa per le donne o per i soldi, lo fa per il potere. È una task force di CIA, DEA e JSOC. Sarò il vostro agente responsabile. Iniziamo l'operazione Kingsley. Il briefing parlava di un contingente locale. I Qataris 26, un gruppo ribelle che lotta contro l'Unidad e Santa Blanca. All'atterraggio incontreremo il loro leader, Pak Qatari. I boliviani non amano gli Yankee, ma stavolta speriamo che il nemico del nostro nemico sia un amico. Non abbassate la guardia, non si sa mai.
vero soldato. È l'aiuto che hai promesso. La parola di Sandoval. Se muore uno Yankee, voi mandate subito un pugno di soldati. Centinaia di boliviani sono morti sotto i proiettili del Santa Blanca. Dove trovo centinaia di soldati? Come americani noi non siamo qui, ok? Questi soldati sono le forze speciali migliori del nostro paese. Con loro non serviranno centinaia di uomini. Conosci la parola Ubris, signora Bowman? Lui è Pak Katari, leader del gruppo dei ribelli Kataris 26. Ci aiuterà a destabilizzare l'organizzazione del Santa Blanca. Sono 6 anni che combattono il Santa Blanca e i funzionari governativi corrotti. Coordineremo i bersagli. Non c'è tempo ora. Noi sappiamo dove si trova Amaru. Amaru? Dov'è? È uno dei fondatori del Kataris 26. E molto di più. Il nostro gruppo nasce dalle sue idee. Senza le sue teorie sul proletariato agrario, non ci sarebbe una resistenza organizzata contro il Santa Blanca e la corruzione del governo. Dobbiamo salvare Amaru. Se voi ci darete una mano, allora io inizierò a fidarmi. Dov'è? Non ne siamo sicuri. Sappiamo che si trova in questa provincia e che c'è un tenente del Santa Blanca che sa dov'è. Chiamo l'ISA per vedere se riescono a ottenere qualche informazione in più. Cercate il tenente e tenetemi informata col telefono satellitare. Buona caccia. Salvare Amaru è importante per la nostra causa. Quindi non uccidere il tenente del Santa Blanca prima di fargli le domande giuste. Gente, guadagniamoci la pagnotta. Ora si fa sul serio. Io non mi sento a mio agio a lavorare con Pak Katari e quei ribelli. La loro ideologia prevede sempre un sacco di cadaveri a terra. Come te la senti questa operazione, Namor? Alla fine una missione di vendetta. Vediamo di completarla alla svelta prima di finire impantanati nella politica locale e nella pioggia di piombo del cartello. Primo obiettivo, trovare il tenente del Santa Blanca per arrivare ad Amaru. Uah! Ci sono dei nemici.
drone in volo. Ho un altro bersaglio. Ne vedo uno con i mitra. Non spaventiamo il bersaglio, usiamo i silenziatori. Necessitamo un descanso. Nemico a terra. Vedo il bersaglio, muoviamoci. Da quella parte. Roger. Vado in posizione. Pronto, quando vuoi. Bersagli marcati, quando vuoi. Ci siete? Aprite il fuoco! Ricevuto. Bersaglio KO. Le attività nemiche nelle vicinanze. Faremo trovare i rifornimenti ai ribelli. Ci ripagheranno in seguito. Sicario. Ditemi dove. Là, nella torre di guardia. Merda, che sono? Sparo a questi bastardi. So che ti hanno visto, occhio. Silenzio, marce. Ok, stronzo. Rispondi alle mie domande o ti ficco un proiettile nella pancia e morirai nella tua merda. Lo entiendes? Calmati, cabron cazzo! Che cosa vuoi? Amaru, dove lo trovo? Stai scherzando? Tutto per questo? Ma sì! È alla Toyo Farm! Va pure! Così vedi cosa facciamo a chi si mette contro di noi. A quelli come te. Dobbiamo fare in fretta. Amaru è vecchio. Non durerà a lungo, sotto tortura. Merda. Se lo stanno già lavorando da un po', c'è il rischio che sia morto ormai. Forse o forse no. Amaru è una figura chiave dei ribelli. Il cartello lo terrà in vita finché non riuscirà a scoprire quello che sa. Non possiamo rischiare. La posta in gioco è troppo alta. Muoviamoci. Chingones, llegamos sin ganar y la verga nos ha de pelar. Esto es Santa Blanca.
Muoviamoci. Il cartello non starà certo con le mani in mano mentre cerchiamo di salvare Amaru. Un attimo, guido io. Un leader dei ribelli di nome Amaru è stato catturato dal cartello. Interrogate un tenente del Santa Blanca per scoprire dove si trova, poi andate a salvarlo. Il cartello Santa Blanca sta facendo passi da gigante nella liberazione del paese dalla minaccia ribelle. Possiamo farcela da solo. Parlo del Sussurro Panca Canale con i suoi uomini. Gli autodefensa, se dicono di volerti salvare dalla povertà, perché è il destino del paese nelle mani dei contadini. Ma sono solo bugie. Gli uomini come... Pak Katari fanno promesse, danno speranze, ma sotto sotto vogliono solo il potere, il controllo. L'abbiamo già visto in tutto il continente. Ma il Santa Blanca è il supposto destino delle vostre mani. Non è una fantasia in cui sperare per un domani migliore. Qui, adesso, non ci sono partiti politici o sindacati che vi dicono cosa fare. Abbiamo investito nella politica, creando il lavoro che vi ha aiutato a migliorare le vostre vite. Ma Pak Katari e i suoi ribelli minacciano questo stile di vita. Sono lupi travestiti da agnelli. Noi faremo la nostra parte, ma voi dovete fare la vostra. Non supportate Pak Katari e la sua gente. Segnalate le attività ribelli al rappresentante locale del Santa Blanca. Insieme possiamo sconfiggere la minaccia ribelle. Ehi, c'è un narco vicino alla baracca. Ho un altro bersaglio. E sono tre. Con quello sono cinque. Hablar con ustedes es como hablar con los pinches burros. No entienden mi madre. ¿Verdad que sí, pendejito? Ci avviciniamo alla Tollo Farm. Ricordate, molti di questi sicari sono ex militari. Identificate i bersagli. Se Amaru viene ucciso da un proiettile vagante, l'operazione Kingslayer finisce ancora prima di iniziare. Andiamo. Orale, orale, bene! Sapete che? Non frio. Mi hace che le voy a meter una bala nella cabeza con questo figlio, nomás para divertirme. Una buena. Un cilindro, che más? Chi? Giù, ti scopriranno. Aquí estoy, putito. Salgan! Vienes. ¡Oh, que parecen gallinas! ¿Aquí hay algo? ¿Qué? ¡A huevo! ¡Zona segura! ¡Sei fuori forma! ¡A riparo! ¡No
cazzo ci hai messo tanto? Bersaglio nel campo. Porca troia. Taglio a terra. È a terra. Sei amaro? Quel che ne resta almeno. Forza, ti portiamo via da qui. Che ci siamo per sera? A partire da madre con solo! Vamos a segnare se manda, il fare! Vengono da questa parte. Che facciamo? Mi metto io ai comandi. Siamo por todas partes segnata. Alcuni non siamo fuori. Dove stanno? Dove non possiamo toccarlo? Guarda la puta patrulla! Dove mi portate? Siamo. Rinforzi nemici in arrivo. Dove mi portate? Dai tuoi amici. Ah, Paccatari ha fatto un patto col diavolo americano. Giovane e stupido. Parlane con lui, signor. Ci siete? Fuoco, fuoco, fuoco! Roger. Siamo. C'è una cassa d'armi qui. Proprio quello che desideravo. Thank you.
Sei ferito? Santa Blanca è un pessimo ospite. Quegli Aucas, quei demoni che mi hanno interrogato. Diciamo che le loro paroline d'amore mi facevano vomitare. Ma i loro metodi non erano... Si chiamavano Yuri e Polito? Sì, Yuri e Polito. Sono i mostri che hanno torturato Sandoval mentre il sogno lo interrogava. Li voglio. Abbiamo visto solo dei normali sicari liberando Amaru. Ma non vedo Yuri e Polito da almeno 3 giorni, forse 4. Non so dove siano adesso. Servono più dati. Cercheremo ovunque finché non scopriremo qualcosa. Qualcuno deve pur sapere. Trovate documenti, hackerate computer, interrogate i tenenti, parlate ai civili, quello che serve. Non lasceremo nulla al caso. Attenzione, è in arrivo il file di Bowman su Yuri e Polito. È il file... C'erano 4 persone presenti quando l'agente Ricky Sandoval è stato ucciso. El Sueño, capo del cartello Santa Blanca, Ricky, e gli altri 2 erano la Yuri e il Polito. Yuri e Polito si sono conosciuti in un ospedale del Chiapas. El Polito faceva il tirocinio e la Yuri faceva l'infermiera. È stato amore a prima vista. Sono subito diventati inseparabili. Un amore... travolgente. Un giorno arriva un bucion chiamato La Plaga, ferito gravemente. Era messo male, ma Yuri e Polito gli hanno salvato la vita. La Plaga è stato riconoscente, gli ha coperti di regali, inviti a feste esclusive, pure una macchina. E poi La Plaga ha ingaggiato Yuri e Polito nello staff medico personale del cartello Santa Blanca. Ma non facevano solo quello. Yuri e Polito conoscono bene il corpo umano. Sanno quanto dolore si può sopportare prima di morire. Sanno come tenere una persona viva e cosciente perché provi dolore. E soprattutto, sanno infliggere quel dolore. È quello che fanno a Itaqua. Quando ci sono prigionieri che non vogliono parlare, la Yuri e il Polito li convincono e loro parlano. Come dicevo, c'erano 4 persone nella stanza la notte in cui è morto Sandoval. Sueño, Ricky, Yuri e Polito. Hanno tenuto Ricky in vita e Sueño lo ha torturato. Torturato per 47 ore filate. Lo hanno fatto crollare. Poi il Sueño l'ha ucciso. Sulla Yuri e del Polito. Giocano un ruolo chiave nella sicurezza del Santa Blanca. Studiatevi bene il briefing di Bowman sulla loro catena di comando. Il responsabile della sicurezza è El Muro. Il Muro. Guardia del corpo e amico d'infanzia di El Sueño. Il fratellino di El Muro è La Plaga. Un pezzo di merda. Attivissimo sui social. Capo sicario del cartello. Si apre la caccia. Se vogliamo trovare El Sueño, dobbiamo risalire la catena di comando. I primi bersagli sono Yuri e Polito. Troviamo i dati, li rintracciamo e li uccidiamo.